È arrivato il momento di svapare. Svapoware. Con Lucio Perone, ieri una giornata importantissima per la tua carriera artistica, hai donato al campus di Fisciano una tua opera. Come mai questa trasformazione da matita omino semplice a questa meridiana che è molto complessa oltretutto? In effetti mi è stato chiesto di fare un'opera che parlava del tempo, che raccontava un po' il tempo anche dell'università e dei ragazzi e dei giovani che passano per l'università. Per cui l'idea era di riutilizzare la meridiana, che è uno strumento che è utilizzato dall'antichità per leggere il tempo, e farla in un modo moderno, contemporaneo, usando degli elementi che potrebbero avvicinarsi un po' alla progettualità dei ragazzi che frequentano l'università. Per cui la matita a questo punto diventa strumento primario di un pensiero che può prendere una forma e un progetto per la loro carriera. Lucio, l'anno scorso, insieme agli altri artisti di Via Varco, avete addobbato artisticamente, se così si può dire, Rotondi. Che emozione è stata vivere questa esperienza nel tuo paese di origine? Sì, sicuramente. Io poi abitavo praticamente 50 metri da dove c'avevo l'opera, per cui è stata una grande anche emozione e soddisfazione fare quest'opera per Rotondi. Sì, ieri in occasione della presentazione dell'opera di Fisciano, in un passaggio si è riconfermata l'idea di Andrea Vigliani di inserire un'opera mia e un'opera di Peppe nel Madre, praticamente, nella collezione del Madre. Lucio, hai altri progetti a breve termine? A breve c'è un'opera da montare a San Domenico, Chiusano San Domenico, un'opera un po' ispirata a quella di Rotondi.